Dopo 13 anni all'aquila soltanto due scuole sono state ricostruite. Le criticità del post-sisma si sommano a quelle della pandemia, perché studenti, insegnanti e dirigenti ancora vivono nei MUSP che da provvisori a pieno titolo sono diventati definitivi, ma spesso senza palestre e laboratori in cattive condizioni ormai, impossibilitati dagli spazi presenti anche ad adattarsi alle nuove regole di distanziamento e altro, nonostante ci sia stato un grandissimo impegno degli istituti a fare quel poco che potevano e a reggere comunque l'urto in un momento difficilissimo. In tutti questi anni, i comitati genitori si sono fatti sentire ma nulla è cambiato, ora si scaricano anche le responsabilità dei contagi su studenti, insegnanti e famiglie a volte, ma che cosa è stato fatto anche a livello nazionale per le scuole? Non si è intervenuti sul numero di alunni per classe, non ci sono impianti di reazione delle classi, tante incertezze sulla dotazione di mascherine, l'elenco è lungo, a fare il punto Silvia Frezza di oltre il MUSP. Scuole naturalmente che non offrono gli spazi idonei, non offrono ampie eh, ampi spazi per eh, fronteggiare questa emergenza, per evitare assembramenti. Scuole che non hanno neppure laboratori, palestre e parlo di un problema naturalmente nazionale, ma che all'Aquila si acuisce in modo particolare. Non sono valse a nulla le proteste, le sollecitazioni, gli accompagnamenti professionali e personali di eh, persone, di comitati, di associazioni, di genitori, di insegnanti a sostegno di questa ricostruzione scolastica è sotto gli occhi di tutti un'oggettiva manifesta incapacità a gestire questo problema e a risolverlo. Altro punto toccato dalla frezza è quello della DAD che si è rivelato un fallimento, la scuola deve essere in presenza, troppo facile pensare alle chiusure senza risolvere mai i problemi. Le insegnanti e gli insegnanti si sono adoperati per far fronte a questa emergenza, a gestire nel modo più opportuno, più efficace, più proficuo la famosa didattica a distanza o la didattica integrata, ma naturalmente ora... Dopo questa eh, sperimentazione biennale e eh, una sostanziosa letteratura, tutto il corpo docente, tutto naturalmente il personale scolastico, riconosce che non c'è stata efficacia in questa didattica.